Chi arriva? Beh. Buonasera a tutti, sì. Mi chiamo Maurizio, ho 43 anni e sono un dirigente in una grande società di telecomunicazioni. Oggi viviamo vite frenetiche e non sappiamo più che cosa ci rende felici. No. Un anno fa pensavo di aver toccato il fondo. Aia. Lavoravo 18 ore al giorno, per mia moglie non esistevo più, per i miei amici ero un fantasma. E quindi? Poi ho scoperto uno strumento sul consiglio di un amico. Qual è? Uno strumento che in Oriente viene già praticato da millenni, cioè la meditazione. Certo. All'inizio ero molto diffidente, eh beh. Meditavo 5 minuti al giorno. Sì. Dopo 2 settimane sono passato a 10 minuti, sì. Dopo un mese meditavo 1 ora al giorno. Oggi, dopo sì. un anno di meditazione, sì. Sapete cosa posso dire? Cosa? Che non serve a un cazzo. Ma no. Allora, io ma non come? È possibile, cioè io ho 20.000 dipendenti, sì. Ho una serie di cazzi che voi vabbè, neanche sapete vabbè. E che cosa devo fare le discipline orientali? Cioè, allora, secondo loro io mi dovrei mettere per terra sì. in queste palestre umide con la muffa sui muri, una vabbè. Cosa, una puzza, su sti tappetini e mi devo mettere a fare quei versi del cazzo ma con come? Queste signore con i capelli grigi, con gli incensi. Io vi giuro che se risento un'altra vabbè. Volta un odore di incensi mi metto a vomitare. Vabbè, io vomito sulla testa di questi vecchi con i capelli lunghi e le birre. Stock, che io non li voglio mai più vedere. Vabbè, queste persone con sti om qua, sti ciondoli, sti braccialetti, sti tau di San Francesco. Io devo lavorare, io ho 2 figli che non vedo mai, che stanno a casa, ho mia moglie che mi odia e che cazzo devo fare le discipline orientali. Allora voi lo sapete qual è una cosa che funziona veramente? La cocaina. No, mi dispiace, no, ma quello no. Poi ma altro, queste cose le deve dire. Ma cosa? Ma no, proprio no. La meditazione? Per alcuni può funzionare. Sì. Con me funzionano altre cose. Ma vabbè, però non siamo lì. Mi fermerei qui. Ecco, insomma, noi prendiamo le distanze da questo. Assolutamente. Ma lo faccio anche te. Sì. Ma perché l'abbiamo mandato in onda?